Bella zì, i Castelli Romani. Cosa sono i Castelli Romani? Una zona vicino Roma che veniva conosciuta principalmente per i propri insediamenti, anche armati. Per i suoi castelli, quindi. Strano che i castelli romani siano famosi per i castelli. C'è un motivo se tu tieni la telecamera, hai capito? C'è un motivo specifico, sentono le urla fino a valle se non la smetti, hai capito? Col tempo divennero famose tra i romani per le gite fuori porta. Magari al ritorno da una battuta di caccia, oppure metti, eri un nulla facente che andava a oziare con gli amici in campagna. Proprio come noi adesso. Oppure eri il Papa. Oppure eri il Papa. Insomma, ai castelli c'era gente bella e si mangiava bene. E si beveva bene. Soprattutto c'erano le fraschette. Ma prima, quando facciamo questo genere di video, non è che la nostra dieta sia proprio equilibrata. Lo sai quindi che ci aiuta a mangiare sano? Nonna, con l'insalatina? No, CoroShop. Lo sponsor di oggi ci ha aiutato anche a organizzare la 24 ore senza glutine. E su coroshop.it potete trovare tutti i prodotti, sia per una dieta sana, equilibrata, sia sfiziosità e prodotti proteici per le vostre esigenze, compresa roba per la cucina. Tipo noi abbiamo preso i barattoli che metteremo in esposizione al mulino. Ci mettiamo la roba dentro. E c'è anche la gelatiera sul sito. Ma se ti dicessi che ci sono gli ananas adesivi relati a fette? Questo è un chilo. Oppure il melone, sempre un chilo di melone. È la gioia trova sta roba. Lo riesci a prendere al volo sotto volancio? Sì, sì, sì. Sei una forza, una bravura. Una forza, una bravura. Era un quick time event questo. Tutto questo discorso per dirti che su CoroShop, quindi, hai, te metto sia in descrizione sia nel commento pinnato il link, ma hai lo sconto con Pratt 5. Pratt è scritto tutto capsato, come è scritto qua sotto. Vuoi assaggiare lamponi? Tre lamponi erano miei, Francesco, Un lampone tu avevi, erano miei. La condivisione era miei. Il mulino. Toditeli comunque perché non te li darò mai più. Mi devo andare a mangiare anche il televisore da solo. E quindi mentre mi prendo una fettina di mango, in realtà questo non era previsto in questo spot, ma cioè ci avevo fatto. È buono. Trovi in descrizione e commento pinnato il link, il codice sconto l'ho già detto, Pratta 5. Torniamo alle fraschette. Ma prendo le chiavi della macchina. No, no. Cos'è una fraschetta? Una fraschetta è un luogo dove ci si va a riparare e a rifocillare. E a bere. E a bere. Il nome deriva... Ah, ci sono due storie. Te le racconto mentre andiamo al primo posto. Namo. Obiettivo del video: trovare le migliori tre fraschette dei castelli, almeno secondo noi. E abbiamo fatto una bella lista. Iniziamo dal forno Ceralli, che però devi dividere anche in forno e punto vendita. Lo vedi sull'insegna, Fra, c'è scritto 1920? Di che anno è il forno Ceralli, secondo te? 1920. E invece no, corquasi, è del 1380. Ti ringrazio per questa. Sono matto. E adesso andiamo a mangiare al forno Ceralli, però dove si mangia? Te lo stiamo a raccontare come fraschetta, anche se mo leggi forno, perché d'estate mettono i tavolini fuori e allora te sfondi veramente le porchetta, pizza, vino, qualsiasi cosa. E visto che siamo dentro, le presento subito nonna Rosanna. Le ciambelle del forno, le ha inventate lei? Le ciambelle no. Le ciambelle l'hanno inventate le antiche. Ah, ok. Però... Io, siccome che ero molto giovane, secondo me quelle che l'hanno inventate non sapevano di niente. Io quando l'ho cominciata a fare per vendere, ho messo più zucchero, meno farina e poi a me la ciambella, siccome io sono una bella porchetta, mi piaceva sfriabile. 11 luglio faccio 96 anni, dunque io ci avevo, quando ho cominciato a fare ciambelle, 1960. Stiamo prendendo una bambola frascatana. Mo ti racconto la storia, intanto fai attenzione ai tre seni. Ti faccio vedere lo stampo. Marco, mo ci va a prendere lo stampo e ce lo fa vedere. Intanto abbiamo pure un panino con porchetta e un po' di pizza marinara. Sì. Namo. Eccolo qua. Questo quanti anni c'ha? Quanto è di già sto stampo, no? 1970. Grazie. Vedi, lo stampo pure per la si forma proprio. Esatto, la forma proprio. Sì, si sotto. Grazie. Andiamo fuori a mangiare. E ci mettiamo qua. Col bicchiere di vino. Proprio fraschettoso. Questa sarà davvero forse la fraschetta più atipica tra quelle di oggi. Proprio perché è la fraschetta di passaggio. Poi in estate c'è tavolini, ma è quella di passaggio. E storica. Perché storica ti stava a dire?
1380 la nascita del forno in piazza Bambocci. Nel 1920 Eugenio Ceralli lo rileva, comincia a lavorarci, ne sopravvive ai bombardamenti, quando tutti i frascani si nascosero nei tunnel che collegavano i palazzi. Negli anni 50 subentrò la legge che obbligava la distinzione tra forno e punto vendita e quindi la nascita dei due punti che hai visto prima. Cominciamo con la bambola frascatana, che ti ho detto tre seni perché allattavano tanti bambini e anche perché il seno centrale è quello che dava il vino. Per la leggenda, i frascatani vengono allevati a vino. Base di impasto, farina e miele, tutto sotto la direzione saggia di nonna Rosanna, che negli anni ha lavorato migliorando tutte le ricette tipiche di Frascati, comprese le famose ciambelle. Guarda che biscottone. Un po' tosto. È partita un'otturazione. Tutto a posto. Andrebbe inzuppato. Addirittura glielo inzuppa nel vino, ma... buono, eh? Duro, ma buono. Il forno Ceralli è famoso per la sapiente arte bianca e quindi mo te becchi il loro cazzotto con porchetta. Viene 6 euro e guarda che roba. E vedi com'è umida la porchetta, per niente secca. Sta porchetta è viva. Via qua, senti il rumore. Ah, bellissimo. Sì, troppo. Andiamo al morso. Oh, tutto quanto fatto la produzione loro, eh. Devo assaggiare. Assaggio. Ciao. Oddio. Un cane. Ciao cane. Gli possiamo dare un po' di pane? Ciao Bonnie. La porchetta è veramente gustosa e soprattutto bicchiere di vino. Oggi abbiamo preso un bianco. Ah. L'unico paragone di porchetta e vino a Roma che abbiamo mai fatto è il Buchetto. E lì costa 5 euro e nulla. Qui costa un po' di più, però cioè è estremamente più buono. Secondo me, da assaggiare per forza, il loro pane cotto alla pietra. Bello cattivo e proprio abbondante di mortazza. Guarda che sleppone ho. Ma poi guarda la crosta quanto è alta. Che bello di la crosta. Bello croccante, allora è bellissimo questo. Abbiamo messo Ceralli come prima fraschetta perché è quella che funziona come ottimo apripista, se sei una bestia almeno. Ottima apripista prima di pasta e tutto, ma... Però una colazioncina, mortazza e vino, non te la toglie nessuno, bellissimo. Tempo mezz'ora, andiamo a lavorare in cantiere con mio zio. Abbiamo svoltato la giornata. Lui così fa colazione, guarda che davvero. Ti devo dire un'altra cosa. Ceralli è bravo, bravo, bravo per un'ultima cosa da assaggiare. Indovina? Io stavo con te, lo visto, so, lo so che stavi con me, però questa è costruzione scenografica, ah, capito? Il contesto. Sì, sì. Tu stai creando. Indovina? La pizza. La pizza marinara, ah, bravo fra! Oh, sembra che stai con me al forno a pialla. E eccola qua. Oh, c'è il profumo d'olio che sembra che stai in un frantoio. Guarda che roba, guarda l'olietto e tutta la preparazione sopra. C'è una quantità di prezzemolo e aglio che se Twilight fosse stato ambientato a Frascati sarebbe durato un film solo. Mezzo. Ma... nemmeno. Ma che ne sai io? Questa fa bene al cuore, allora, questa. Questa fa bene al cuore, questa fa bene a tutto. Al cuore pure degli altri. All'anima. Per l'anima. Quanto è buona, ma poi guarda quanto è sottile. Cioè, la pizza in realtà è una scusa per farti mangiare olio, prezzemolo e aglio e pomodoro. Ma è una scusa. Senti, andiamo avanti al secondo posto, dai. Eccoci qua, Ariccia, alla seconda fraschetta. E te stavo a dire, perché si chiamano fraschette? Ci stanno due teorie. La prima da Frascati, che prima si chiamava frascata per le costruzioni tipiche con frasche sul tetto, e da lì le fraschette. La seconda storia, che a noi piace un sacco di più e sembra quella vera, è che, visto che non si mettevano insegne, per vari motivi, costavano anche un po', per far riconoscere agli eventuali avventori il locale, si metteva al posto dell'insegna una lunga frasca di vite all'ingresso. Quindi c'erano queste casette dei contadini che ti facevano pane, salame e vino, con all'ingresso queste frasche di vite. Da lì fraschette. Stiamo al secondo posto, a cui sono un sacco affezionato, la Selvotta, dal 1968 a Riccia. We'll be right back.
Pensa, io qua volevo farci il pranzo della mia comunione, ma non si poteva. Perché? Perché era marzo e la selvotta è aperta solo da aprile a ottobre. Sta all'aperto, quindi ti potevi bagnare. Quello è il motivo. La selvotta è un insieme di castagni centenari e pensa che prima erano pure tutto qua intorno. E si mangiava direttamente sulla terra, cioè nel senso non ci stava la ghiaia qua o il pratino finto lì. Quindi pensa quanto ancora era più bella prima. Poi per un sacco di motivi, anche sanitari, molta roba è dovuta diventare così. Un po' meno bella, ma basta che si magna. Namo, ti siedi qua all'aperto. Prima non c'erano, mo ci sono i camerieri che ti portano roba. E il menù è veramente corto. Mo ti faccio vedere perché. E ecco qua. Questo qui, insieme a questo qui e a una mozzarella che mo ti faccio vedere, è l'antipasto della selvotta. Qui puoi prendere solo questo, la matriciana, la braciola con l'insalata, il tiramisù. Guarda che roba. Questo è il pagnottone che ti portano. L'antipasto della selvotta è tutto calcolato a peso, quindi varia il prezzo in base a quello che ti mettono dentro, in base a come lo chiedi te. Questo, regà, viene 15-20 euro a persona. Quello che vedete tutto quanto so, tre porzioni. Mo te faccio piangere la mozzarella. Sarebbe stata una bella comunione. Ti prendi le coppiette, ti puoi prendere le salsiccette, ti prendi la fetta di porchetta. Ma soprattutto ti devi ricordare che tutto quello che ti stai a mangiare qua è un overture, è un inizio. Ma non ti devi fermare. Guarda le olivette pure. E le carciofi, i pomodori, la melanzana. Ma raga, questo è veramente il cibo degli dèi. Degli dèi pigri e golosi, ma degli dèi. Mamma mia, che buono. Ti faccio vedere in particolare il formaggio al fior di fragola, che ha un sapore sia stagionato sia fruttato. Poi abbiamo il salame del vinaiolo. Anche qua una variegatura profumatissima e molto particolare. E poi il prosciutto sott'olio, che te lo dico a fare, potrei mangiarlo fino a morire qua. E sarebbe una bella morte. Dai un ultimo occhio alle salsiccette. E mo, il piatto forte della selvotta. E eccola qua, la matriciana della selvotta. Il bucatino alla matriciana della selvotta. Con sopra tutta spolverata. È una tempesta di pecorino. 8,50. È così profumata, fa venire così fame. Uccideresti questa matriciana. Combatteresti fino alla fine. Si narra che una delle crociate iniziò proprio per colpa sua. È così buona che una delle 8 crociate iniziò per colpa sua. È proprio buona. So pochi posti che la fanno meglio, perché comunque è un'ottima matriciana. Poi l'abbiamo mangiata anche con Fra Matrice, ne abbiamo assaggiata in giro, in posti importanti, dai, ma la matriciana bella, casareccia, quella ignorante, qua. Oh, e mo, dopo che ci siamo abbottati, andiamo all'ultimo posto di oggi. Ah, prima che uscimo, se ti vuoi comprare il boccione, Castel Gandolfo. Stiamo andando in un posto piccolo, affollato, ma la fraschetta da padre in figlio è sempre la fraschetta da padre in figlio. Si chiama proprio così e l'attuale cuoca e titolare dell'esercizio è Giorgia Pelli, 31 anni, giovane quindi volenterosa e nipote della precedente cuoca, la carabiniera famigerata. E siamo qua, un posto storico a cui tengo un sacco, che recentemente in realtà è pure diventato famoso perché Alessandro Borghese l'ha proclamata migliore fraschetta dei Castelli Romani. Però a noi ci piaceva pure prima. La pasta all'uovo è fatta in casa ed è famosa, a parte appunto per gli antipasti, il vino rosso che te puoi prendere, la fraschetta tipica, ma per un piatto, un primo in particolare, che mo lo prendiamo per fartelo vedere. Prima di sera ti prendi un po' di vino, io sto a prendere il quartino mo perché col fatto che stiamo a bere e basta, poi sto io non lo finimo. Oppure cademo nel lago d'Albano, anche quello scomodo. E prendi un po' di porchetta. Ti prendi proprio il fettone, la porchetta che arriva calda. Dovremmo fare i food blogger, perché è proprio una bella vita. Penso che
Ah, io 10 minuti fa mi sono accorto che ho perso il portafoglio, quindi in realtà dentro di me in questo momento c'è la morte. Però mi rappacifico. E mo il primo, la specialità di cui ti parlavo prima, i ravioli. Questi sono i loro ravioli con ripieno di porchetta, pachino e pecorino. Mo ti devo dire una cosa, oggi ti abbiamo tenuto la fraschetta, quella un po' più old school, la fraschetta quella un po' più come te la puoi immaginare e la fraschetta quella un po' più rinomata. Tutte e tre top per ognuna delle categorie. Questa è contemporaneamente anche quella dove magari vai a spendere un po' di più. È la via di passaggio di Castel Gandolfo, là c'è star bel vedere. Questo vi esce quando vuoi fare bella figura con qualcuno. Lui è il fraschettaro, Alfredo. E Alfredo, quando si gira... Ciao, ti faccio subito capire chi sono. I clienti buoni non rompono i coglioni. Perciò, mangi e bevi e state zitto. Capito? I ravioli vengono 15 euro e mo noi andiamo al taglio. Una bella botta, eh? Quanto è bello il sottofondo piccante. C'è presente quando c'è una brutta giornata? Ti sei perso il portafoglio? Dopo vi è qua. Stiamo a parlare con Alfredo che ci ha raccontato pure che per renderlo morbido te ci mettono dentro pure una punta di brodo con la porchetta. Quindi viene bello proprio succoso. Succoso e succolento. Guarda come riesci a capire la morbidezza. Raga, questo è proprio un cazzotto di bontà, eh. E guarda un po', becca del lago. Siamo al finale di questo video. Te volevo ringraziare, te volevo dire veramente sei una bella persona. Ma oh, che bella giornata, eh. Che bella giornata che ci siamo fatti la scoperta delle migliori fraschette dei castelli romani. Ci siamo scoperti quella storica dove devi a prendere il panino con la porchetta e il vino. Ci siamo scoperti quella dove te siedi a piatte la matriciana in mezzo al bosco praticamente, anche se prima c'erano più alberi. E ci siamo scoperti quella dove vieni a mangiare un po' più ricamato, con il bel contesto, l'atmosfera. Praticamente dipende chi te li rimorchia. Se ti rimorchia il ragazzo o la ragazza chic, o se ti rimorchia il ragazzo o la ragazza zozzone che vuole il panino. Se riesci a trovare la persona che ama tutti e due i posti, allora c'è il completo, perché quello è essere umano. L'essere umano. Detta anche questa cavolata, noi stiamo forse in uno dei punti panoramici più belli dei castelli. Le persone che vanno in canoa, che vanno in barca. Noi ci vediamo un prossimo video. Scrivi qua sotto qualsiasi idea, proposta, o su Instagram o su TikTok. E io, beccare un'ultima volta al lago. E bella, zii.